E adesso ci guardiamo insieme l'approfondimento curato dall'amico Raffaele Gianzante, che ci presenta il libro L'Unione Europea e il mondo multipolare. Il libro è L'Unione Europea e il mondo multipolare, ovvero lo spirito e l'identità dei luoghi, di Nicola Mattocio. È un libro di economia politica anche, ed è un libro che prospetta una differenziazione nel mondo rispetto al globalismo e all'unipolarismo. Devo sottolineare il significato del sottotitolo del libro, lo spirito e l'identità dei luoghi. È stato voluto in modo specifico questo sottotitolo dall'editore, il bravissimo editore Rubettino, che si sta sempre più qualificando come un'impresa culturale rilevante che fa differenza nel panorama culturale italiano. Questo sottotitolo spiega che dai luoghi importanti e significativi della storia si originano spiriti e identità che possono aiutare a capire non solo il tempo a noi coevo, ma anche le prospettive future dell'intera umanità. Allora, unilateralismo o multilateralismo? Ecco, già questo ci obbliga a confrontarci con lo spirito dei luoghi e l'identità dei luoghi. Dopo la fine della guerra fredda... Ecco, la fine della guerra fredda, quando finisce la guerra fredda? Col discorso forse di Gorbaciov a Natale del 91? Io metto fine alla mia azione, opera di presidente dell'URSS, prendendo questa decisione per motivi di principio. Più o meno è quello il periodo e poi è emblematicamente la fine della guerra fredda. Fino a quel momento, quali mondi e quanti mondi ci stavano? Io mi sono informato perché sono ignorante di questa materia. Fino a quel momento c'era il primo mondo, il secondo mondo e il terzo mondo. Noi conosciamo soltanto il terzo mondo, gli altri due non abbiamo un'idea precisa di quali erano. Quali erano questi due mondi? Si semplificava molto il panorama geopolitico mondiale con il binomio Occidente-Oriente e quindi una collocazione geografica che privilegiava il nord del mondo. Quindi il primo mondo siamo noi. Il primo mondo si identificava e si continua erroneamente anche a identificare con l'Occidente, ma di questo poi avrò modo, spero, di dire qualcosa. Il secondo mondo invece sono le... Il secondo mondo in quel caso era l'Oriente nel variopinto ordine anche istituzionale che andava dal socialismo reale a altre forme istituzionali, però con le peculiarità dell'orientalismo. Quindi abbiamo da una parte il capitalismo, dall'altra il socialismo. Il socialismo, ma non solo il socialismo, ma anche forme di economia ispirata al confucianesimo che comunque diverse e distinte da quello che era il mondo occidentale. Quando la Russia con Gorbaciov chiude, praticamente rimane soltanto il capitalismo in pratica. Sì, allora precisiamo, crolla il muro di Berlino, crolla l'ordine internazionale fatto dalla guerra fredda tra est ed ovest e crolla anche la semplificazione del resto del mondo ricondotta al cosiddetto terzo mondo. Con il crollo del muro in Berlino ci si convince sull'onda anche ideologica di un famoso libro di Fukuyama sulla fine della storia che ormai aveva vinto il capitalismo e aveva vinto il sistema delle istituzioni liberali e dunque il mondo ormai era orientato in senso univoco verso la prospettiva del liberalismo e nel liberalismo ovviamente c'era una gerarchia di posizioni e anche di ruoli, di poteri che vedeva come centro di gravità l'Occidente ma a guida Stati Uniti d'America. Ci avviciniamo un pochino di più a noi.
È sbagliato dire che con l'avvento di proprio di Vladimir Putin. Cambia un pochino la situazione, cioè lui riesce a recuperare un'autonomia e una presenza che era stata persa precedentemente? Ecco, questa è la prima lettura che si fa, di cui sono vittime e prigioniere anche i grandi mass media internazionali. È una lettura sbagliata perché in realtà è nel modo in cui si esce dalla guerra fredda che ci sono anche le origini di quelle che sono le peculiarità che stiamo vivendo nel bene e nel male. Allora Putin certamente rivendica un recupero di ruolo che risale non solo a quello dell'Unione Sovietica, ma a quello del sistema imperiale russo, la grande madre Russia. Con invece le innovazioni tecnologiche più recenti e con il doversi dotare di materie prime strategiche, le cosiddette materie rare, il potere globale, l'equilibrio globale si è molto frammentato e ha fatto entrare in scena nuovi protagonisti. Scusi, se dico la parola BRIC o BRICS, che cos'è? Che rappresenta? BRICS dovrebbe rappresentare il sud globale, l'ex terzo mondo pre-fine di guerra fredda, praticamente, ma sappiamo che il BRICS in realtà è solo un... Però sono Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Sì. E quindi sono sia come popolazione che come possibilità di sviluppo superiori. Sulla carta sarebbe una grandissima realtà, in realtà tra di loro sono paesi molto molto diversi e spesso in contrasto non solo per interessi strategici ma persino nella logica della configurazione della politica di potenza. Basta immaginare che la Cina e l'India competono sia sotto il profilo delle divergenze dei confini territoriali con delle vere e proprie guerre di confine che si ripetono nel tempo, sia sotto il profilo della leadership nel cosiddetto sud del mondo e anche oltre il sud del mondo. Sappiamo che i dispetti non mancano tra i due paesi, persino con evidenti diserzioni in meeting importanti da parte della Cina, ad esempio sull'ultimo vertice BRICS avvenuto in India. Perché questo? Perché la Cina non vuole riconoscere all'India una supremazia, ma viceversa l'India non vuole riconoscere alla Cina a sua volta alcuna supremazia. Ma comunque possono essere considerati anche nella sua opera diciamo degli iniziatori o dei punti di riferimento per questo multipolarismo, cioè non una centralità statunitense europea ma più il paesi. Il multipolarismo non sta nella comparsa del ruolo di BRICS, altrimenti correremmo nuovamente nella ripetizione dell'orrore di errare nel semplificare eccessivamente l'ordine internazionale. I BRICS sono una voce ma non sono una realtà che può sostanziare una strategia politica organizzata per influenzare le sorti del mondo. Basti pensare che i sistemi economici tra questi paesi sono molto diversi, i sistemi ordinamentali istituzionali sono molto diversi, agitano il tema e la sfida di una finanza comune, ma tutto questo, come vediamo, è solo una minaccia e mai può diventare una realtà, perché non si può fare finanza comune se non ci sono strutture comuni. E dunque è certamente una platea i BRICS per agitare alcune volte anche a ragione
dei disagi, delle diseguaglianze, delle ansie, delle necessità che comunque confluiscono nel nuovo scenario di ordine multipolare. Ma l'ordine multipolare non è a tre, non può essere a tre. Ci sono ormai tantissime realtà che realizzano momenti di, importanti e influenti nella vita internazionale. Immaginiamo in questo periodo, per esempio, un paese piccolissimo, a regime anche poco accettabile come Qatar. Tavoli più importanti di negoziati per la pace, sia in Medio Oriente che sul fronte russo-ucraino, e che Qatar, che non è allineato né con i BRICS, né con l'Occidente, né con l'Oriente, ma soprattutto bisogna sforzarsi di leggere le ragioni oggettive della frammentazione del potere globale. Le ragioni oggettive della frammentazione del potere globale stanno nel fatto che si sta passando rapidamente da un trentennio di globalizzazione incardinato sul ruolo dell'offerta aggregata a un nuovo scenario di globalizzazione, perché non si torna indietro ma si va avanti anche sul processo di globalizzazione, che invece si incardina sempre più sul ruolo della domanda aggregata del mondo. Cosa significa la domanda aggregata del mondo? Significa rincorrere i bisogni prima di tutto delle popolazioni, delle comunità, delle nazioni, degli stati e dei continenti, che spesso sono abbinati alla rivendicazione di tante realtà eterogenee nel mondo, ognuna però che può vantare una specificità in termini di potere di negoziazione. E qui inevitabilmente si deve andare al nuovo scenario che si sta determinando. Uno scenario vede al primo posto il confronto scontro Cina-Stati Uniti, ma per la nuova guerra fredda tecnologica, non militare e politica, ma guerra fredda tecnologica. Questo contesto generale invoca l'approfondimento sugli fattori produttivi che consentono gli sviluppi di questo confronto scontro. Quali sono? Sono le materie prime rare, quindi c'è il mercato delle materie prime rare, ma sul mercato delle materie prime rare la Cina vanta una posizione di leadership per la produzione, la manipolazione delle stesse materie prime rare finalizzate strettamente all'applicazione delle nuove innovazioni, delle nuove tecnologie. Il problema occidentale dell'approvvigionamento di terre rare dalla Cina è una specie di bomba d'orologeria che prima o poi esploderà. Le terre rare sono indispensabili per gli smartphone e le turbine eoliche. Ogni jet F-35 richiede circa 417 kg di terre rare. Ogni arma a guida di precisione e le auto elettriche non possono farne a meno. Il Pentagono è sempre più preoccupato per la dipendenza degli Stati Uniti da una fonte di approvvigionamento, la Cina, che considera proveniente da un nemico. È certo che la domanda di terre rare sui mercati dei veicoli rinnovabili ed elettrici aumenterà enormemente. Ma le fonti primarie delle materie prime rare sono in realtà molto diffuse nel mondo. Abbiamo presenze e bacini in Africa, in Sud America, in Indonesia, nella stessa Cina, ma persino anche in Europa. Cito per tutti il litio e la funzione del litio per la società di transizione digitale e ambientale. E dunque sotto questo aspetto la realtà internazionale è molto più complessa e da questo punto di vista molto più affascinante. Quindi certo c'è un confronto tra giganti, ma ci sono spazi, rivendicazioni, ruoli possibili, potenziali e già realmente recitati
che bisogna capire e mettere nel conto. E qui si apre il tema per l'esperienza dell'Unione Europea e il suo futuro. E l'Unione Europea è il mondo multipolare. Qual è il ruolo dell'Europa in questo momento? Quale può essere? Il ruolo dell'Europa in questo momento è da ricercare nella sua storia plurimillenaria. Reputo che chi abbia colto lo spirito soprattutto di questo ruolo, sia sotto il profilo della corretta interpretazione storica, sia dal punto di vista delle potenzialità che l'Europa possa esprimere nel futuro, è certamente Papa Francesco, il quale nel famoso discorso che fece al Parlamento Europeo in occasione della sua visita sostenne che il modo di essere dell'Europa, il mettere a centro le ragioni della persona umana e quindi il tema dei diritti universali dell'uomo. Cari eurodeputati, è giunta l'ora di costruire insieme l'Europa che ruota non intorno all'economia, ma intorno alla sacralità della persona umana, dei valori inalienabili. L'Europa che abbraccia con coraggio il suo passato e guarda con fiducia il futuro per vivere pienamente e con speranza il suo presente. È giunto il momento di abbandonare l'idea di un'Europa impaurita e piegata su se stessa per suscitare e promuovere l'Europa protagonista, portatrice di scienza, di arte, di musica, di valori umani e anche di fede. L'Europa che contempla il cielo e persegue degli ideali. L'Europa che guarda e difende e tutela l'uomo. Che fa dell'Europa un luogo con uno spirito che supera i suoi confini e quindi la candida svolge un ruolo di potenza morale, non militare o economico, ma di potenza morale centrale per i destini universali di tutta l'umanità, con risvolti pratici però nella rimodulazione delle governance della geopolitica e geoeconomia del mondo. Lei fa accenno anche sul retro della copertina del libro anche al soft power, che sarebbe un potere dolce, cioè che passi attraverso la cultura, per esempio, che non so, i film americani di Hollywood e così via. L'hard power, che è militarismo, intervento armato, e smart power, che somiglia, mi sono informato, somiglia praticamente al nostro bastone e la calota, insomma. Un po' di cultura, ma quando ci vuole un po' di armi, ci vogliono le armi. Il conflitto, per esempio, Russia-Ucraina, come si inserisce in questo tipo di discorso? Si inserisce nella contestazione che Putin e la visione che si candida ad ereditare la storia russa plurisecolare, che è sempre stata incardinata in continuità, a prescindere dai momenti, dalle stagioni e anche dalle esperienze istituzionali vissute, in termini di logica di potenza. Però noi dall'Occidente insistiamo sempre un pochino, anzi parecchio, su una forma di suprematismo della democrazia, che tra l'altro sembra un ossimoro, perché suprematismo sembra porsi sopra e democrazia invece dovrebbe essere un'altra cosa. Questo è possibile ancora, come dire, esportare democrazia? No, esportare democrazia, la storia lo ha condannato ed è assolutamente un'intenzione, un intento sbagliato e una visione del mondo sbagliato. Però attenzione a non confondere anche le categorie con cui correttamente si deve leggere l'equilibrio o l'ordine internazionale del mondo. Torno a Putin. Putin vuole un mondo diviso per aree di influenze ed è ovvio che la propria area di influenza, quella della Russia, è difficile definirla sotto il profilo dei confini territoriali e questo è sempre stato pericoloso.
da più secoli. Infatti la grande madre Russia non ha mai avuto un confine preciso definito, ed è questa mancanza di definizione dei confini territoriali e dell'idea dell'area di influenza intorno alla Russia che ha dato vita a numerose guerre, non solo quelle recenti, e quindi l'invasione della Russia dell'Ucraina, ma basti ricordare, ritornare nell'Ottocento, persino alla prima guerra della Crimea, a cui partecipò anche il nascente Stato unitario italiano. Il mondo diviso per l'influenza non è il multipolarismo invece è un fenomeno che nasce dal basso, che nasce, bisogna ammettere che Occidente non è e non può essere una categoria che legittima una leadership, un ruolo addirittura univoco. Occidente invece è una cultura, una complessità di esperienze storiche, ma soprattutto è un risultato sperimentato nella storia dell'umanità che rappresenta la frontiera più avanzata in materia di diritti dell'uomo. E allora è questo il tema che dovrebbe essere sempre più rappresentato e su cui è l'Europa che ha le carte più in regola. L'Europa ha il giacimento più maturo, più completo in materia di diritti umani e del rispetto dei diritti umani che può aiutarla e aiutare l'umanità a sperimentare una fase più avanzata, augurabilmente più pacificata. Grazie. L'Europa che cammina sulla terra sicura e salda, prezioso punto di riferimento per tutta l'umanità. Grazie.